Bentornati su Wonder Jolly Channel, oggi siamo qua con l'esperto Stango X. Buonasera. È pieno di sorprese, allora ci abbiamo messo un po' a tornare sulla scena, ma siamo fuori dalla scena da un bel po'. Sì, ma over the top, it's over now. Cioè, in realtà neanche tanto, perché comunque questo di cos'è, 2 o 3 settimane sì, fa. Sì, abbiamo aspettato di avere un po' di materiale, ma stavolta abbiamo i pezzi da 90, che dire. Esatto. Beh, iniziamo subito. Dai. Dal paio di scarpe, ovviamente. È già aperta perché appunto è arrivata qualche settimana fa, quindi non è un vero proprio unboxing, però è come se lo fosse. Diciamo che sono le gemelle di un paio già mostrate sul canale. Diciamo che è una chicca, secondo me è una chicca. No, più altro sono particolari perché, come potete vedere, la scatola è piccola. Non sono scarpe per adulti, sono scarpe per bambini, ovviamente. Infatti il numero è il 21. 21. Sappiamo già che rispondono a 11 centimetri. Non possiamo spoilerare, ma sappiamo già che sono dirette. Vabbè, iniziamo ad aprirle. Abbiamo la sacca per le scarpe e riconosciamo subito che c'è il logo Cactus Jack. E il Jordan davanti. E vabbè, Jordan sono Jordan sempre, anche perché le collaborazioni ormai le fanno quasi solo sulle Jordan. Questa direi che... Sì, ma c'è un tocco di classe di solito. Carino, carino. Le scarpe... Vabbè. Molto carino. Beh dai, sono scarpe microscopiche, fanno la loro, diciamo, più da soprammobile che altro. Fanno la loro figura, signori, questa è una super esclusiva. Jordan 6 per Travis Scott, ovviamente, non c'è molto da dire, nel senso che sono le solite scarpe in collaborazione con Travis Scott, ben già boxato. I dettagli non sono granché perché essendo da bambino si vede ben poco. C'è la classica taschina sul lato destro e relativamente sinistro della scarpa. La cerniera per nascondere, non so, i soldini del bambino. La paghetta. Beh, poi il, vabbè, il simbolo Jordan. Esatto, il simbolo. Beh, poi vi faremo vedere nei dettagli. Anche sulla parte. Direi che la particolarità di questo unboxing è proprio il numero. Sì, non c'è mai capitato. Diciamo, no, sono molto carine, le vedrai bene quasi sulla mano. Su. Anche la suola è, vabbè, sì, la solita suola. Molto carina, però dai. Restando sul fianco al letto, sul comodino, sappiamo cosa sono mettere. Sono carine. Dai, chiaro, dai. Sono da bambini, i dettagli e sono... Il valore di queste circa? Il valore costano anche relativamente poco, comprarle sono sui 50-60 euro, si rivendono a 100. Ok, dai. Sì, sì, ma è giusto per... Di... Eclatante, però... Non ci compri macchinoni con questo. Però molto, molto simpatico. Molto simpatico. Vabbè, ovviamente ci sono i lacci, se si vogliono cambiare. Il colore British Khaki, a detta di Nike, quindi vabbè. Un'informazione khaki. Abbiamo unboxato quelle color oliva, ti ricordi? Quelle erano versione adulto. C'è caso da guardare quelle. Era stato proprio un bel colpaccio. Partiamo dalle scarpe. Vabbè, facciamo vedere il mini taschino. Sì, probabilmente è anche finto. E cos'altro facciamo vedere? Il logo Jordan sul davanti. Suola. Vabbè, c'è esatto il simbolo Cactus Jack. E anche dietro dovrebbe esserci, eccolo qua. Molto tallone Nike su uno e Cactus Jack. E vabbè, la mini scatola, vabbè. Passiamo alla carne sul fuoco. Come sapete, Apple Supreme da poco a Milano. Penso sia 2 settimane, 2 giovedì fa aperto. Il peso c'è, ragazzi. Il mercoledì hanno aperto solo per skater, comunque gente della cricca. No, esatto, a Milano. E niente, giovedì invece, il venerdì e anche il sabato il colpaccio, hanno dedicato a chi ha partecipato alla lotteria per l'ingresso al negozio, e io ero tra quelli. Ho avuto il privilegio di essere uno dei primi. Sono stato il 370esimo a entrare, almeno sulla carta, perché il mio numero era quello. E niente, beh, direi che è stata una grande, sì, è molto grande onore. La borsa, la baggy classica, tra l'altro è un materiale che può essere utilizzato. Sì, la borsa non è la classica borsa biodegradabile. Usa i jet.
Vabbè, già qua apprezziamo. Partirei subito. Ah, non ci vuoi raccontare qualcosa? Beh, mettiamo magari qualche clip. Sì, qualche clip. Qualche clippettino sul negozio. Com'è dentro? C'è anche un video del dentro. Okay, purtroppo non si può filmare, non si possono fare foto. Infatti, quando l'ho fatta, tempo secondo, è arrivata. Blindato, ma per il canale questo. Tra l'altro, dentro praticamente i commessi parlano solo inglese, spiacevano poche parole italiane, probabilmente vengono appunto da Londra, non so, certo. Per il momento magari poi assumeranno, ovviamente si è trattati da schifo, proprio tipo non bene, vai via, anche diciamo che la cura del cliente, esatto, non è messa. D'altronde possono fare voce forza per il marchio. E qualche altro posso dire? Beh, vedremo qualche clippettino, dai, ti metto. Allora, partiamo subito. Un cappello, vabbè, carino. Dove c'è il classico logo sfocato, per sfocato. Colore nero, vabbè, carino. Ci sto, ci sto. Subito inaugurato. Così lo vini. Esatto. Poi ce la proviamo. Passerei, prima di la chicca. La chicca, finale, io penso 90, vero? Passerei alla felpa. Una civil box logo percorsa. Niente, una classica. Felpa classica con il cappuccio. Il logo. E logo Supreme, vabbè, diciamo replica una box logo, anche se non è una vera e propria box logo, però è molto carina. Ti dirò, è particolare. Sì, poi il tessuto è sempre pesante. Sì, sono belle. Sono belle pesanti. Vabbè, sì, niente da dire. La festa è più anche, esatto, più... E poi arriva... E poi arriva sul finale... Beh, aspetta, prima del finale... Un po' di gadget. Gadget adesivi. Ottimo, 4 adesivi. E con questo possono intuire. Classico. C'è anche dietro, grazie. Customizzato per l'apertura di Milano, giusto? Perché come sapete ogni volta che apro un negozio viene rilasciata una box logo e non sono tanti negozi. E la box logo esce solo nel negozio, quindi se tu abiti a Tokyo devi venire a Milano a comprare e sperare. Quindi sono molto... ricercare, sì, fatto, penso 1000 pezzi, considerando che io ero il 370esimo, ce n'erano ancora ed ero di venerdì pomeriggio, le hanno finite il sabato mattina, considerando che un po' l'avranno regalato, un po' le avranno date al parente del commesso di qua di là, un po' l'avranno tenute, penso che avranno fatto un migliaio, forse qualcosina in più. Vabbè, tiriamola fuori. Tiriamola fuori. Mamma mia. Box logo col cenacolo. Col cenacolo di Leonardo. Mostriamo che. Ok. E sul dietro. Qua direi forse che è uno dei colpacci. Sì, uno che portiamo assolutamente. Ma anche come valore, da come l'ho intuito. Sì, il valore è 44 euro. E stiamo sui 550, 600. Forse poi anche di più perché. Non essendo sito online. Se uno in America la vuole. Cash. Quindi direi che questo è veramente... Sì, dopo facciamo vedere i particolari. Facciamo vedere i particolari, anche perché meritano davvero. E questo è stato veramente... Sì, la classica maglietta in cotone. Il colpaccio. Bianca, particolare, con il box logo. Molto carino. Che chiama il cenacolo. Tributo a Milano. Giustamente, apre a Milano. No, infatti non si sapeva fino all'ultimo cos'era. Ma direi che hanno scelto bene. Italiana, chi diceva il Duomo, chi diceva... Direi che hanno scelto bene, almeno mi sembra. È una cosa fine particolare. Artistica. Non, diciamo quasi non da Supreme. Esatto. Sì, però... Si distingue molto, infatti. Esatto. Passiamo poi alla felpa Supreme. Vabbè, qua c'è poco da vedere. Sì, il box logo. Molto carina. E poi... E niente, poi passiamo... alla box logo, che anche qua c'è praticamente solo da vedere. Vabbè, facciamo vedere il cartellino Milano box logo T. E qua invece aspetta, prima facciamo vedere magari la scritta dietro, un ringraziamento particolare con scritto grazie. E poi abbiamo invece
il librettino di promozionale, Feel of Pizza, molto carino, tema skate ovviamente, perché ricordiamo che principalmente è un marchio da sì, skate, esatto, è nato come marchio street. E vabbè, okay, dopo poi ci sono, esatto, tutti un po' campagna promozionale con il loro stile, e ricordiamo che sono state fatte a Milano queste foto. Quindi, ma già un po' di tempo fa, quando avevano postato sulla pagina Instagram molto, l'intenzione di aprire a Milano. Molto carino. Beh, signori, che dire, oggi veramente un unboxing di livello. Sì, quindi però è tutto. Ringraziamo Stan Wix che si è fatto anche la trasferta, ma direi che è stato sì, un piacere. Anche per curiosità. Ma cioè, poi per un appassionato. Se sei entrato una volta. Per un appassionato di streetwear, andare alla cerimonia di apertura. Perché alla no, fine ma poi la cerimonia di apertura. Comunque il fatto di, se vuoi andare più vicino a Parigi. Sì, 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 infatti, anche proprio per una questione di comodità. E poi su, adesso col fatto anche Covid, che gli ingressi sono più seguiti. Contingentati e tutto. Sì. Purtroppo già il giovedì e il venerdì vanno per il drop del giovedì. Quindi certo, se certo, uno vuole entrare, ha a disposizione dalla domenica. Non so se fa un giorno di chiusura durante la settimana, magari anche, quindi... Diciamo che poi il momento migliore per andare è la apertura, perché il fatto di vedere questa qua, se no, non la trovi. Bene, allora niente che dire, rimanete connessi, godetevi questa puntata. Sì, arriveremo. Con calma, alla fine portiamo tutto. Sempre qua su One Jolly Channel con Stango X. Ciao a tutti.